Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati su The Walking Dead. Come al solito io sono Lion e l'ultima volta che avevamo giocato eravamo rimasti qui e dovevamo trovare la nostra buona Clementine. Dove potrebbe essere? Sarà qua? Clementine? Clementine? Where is she? Non lo so dov'è io, Clementine. Dovresti saperlo tu, dovresti. Cosa? Cos'è lì? Ehi, c'è un disegno di Clementine. Cosa c'è disegnato? Oh, ci siamo disegnati noi. Non lo so dov'è. Dobbiamo trovarla. Non c'è, probabilmente. Clementine. Brutta. Clementine, you here? Sei qua? Clem? Sta preoccupando la cosa, perché non l'abbiamo ancora trovata? No, lì c'è un... ragazzi. Hello? Che cazzo? Wait. Ah, questa tizia. What are you doing? You know, just poking around. Ma che cazzo sei? Won't find anything. We already searched the place. You'd be surprised what people sta cercando miss. Roba. Trust me, I've been doing this for a while. Sta sciacallando questa cazzo. Don't ask me, I'm not her keeper. Affanculo, dov'è Clementine? Non prendermi per il culo, perché ti faccio a pezzi, eh. Last I saw she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with him. Why okay. Did you bug them? Oh mio Dio, che cazzo suona il clacson? Sta rovinando l'atmosfera. Quindi, ci ha detto che l'ultima volta che l'ha vista era sotto. Quindi, giù, al piano terra. E noi andiamo al piano terra. Dobbiamo scendere di sotto. Ma in quest'altra porta che c'era di qua, che cosa c'era? Yell to attic door. Ok. Clementine, you up there? Sei lì? Shit, where could she be? Non la trova, Clem? Clementine? Proviamo al piano di sotto. Clementine! Clementine! Oh, porca puttana! Please! Sta cosa sta iniziando ad essere... Kenny? È ubriaco. Oh, hey! Oh, vaffanculo. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? È ubriaco! What does it look like? Oh, where'd you get Dio. The bottle? Found it. Ha trovato la bottiglia. Again, like back on the train? Because I fight better when I'm shit-faced. Kenny, calmo. Forse hai bevuto abbastanza. Oh, ha bisogno di un'altra lezione, forse. Ti diamo un'altra lezione, forse. Ah, ok, sei molto negativo, molto incalzoso. Ti do due schiaffotti con le chiappe, no? Ti metto il culo in faccia. Ok, è depresso, quanto pare. Sì, cioè, non abbiamo trovato nessuna barca, c'è un tizio alla radio che ci prende per il culo, lo so, non è vero, sei brutto quando bevi. Ben, ubriacati anche tu, va, già che ci sei. No, grazie. Ben, sei una merda, oh mio Dio, cazzo, ti prenderei a ceffoni, io. Porca puttana, dov'è Clementine? Ben! Ben dovrebbe sapere. Have you seen Clementine? Damned if I know. Gotta be around here somewhere. Ben, I gave you one job when I left here. Take care of Clementine. Ben, ti avevo detto di prenderti cura di Clementine. On River Street looking for me. What the hell happened? Hey, don't put all that on me. Oh mio Dio. And Chris asked me to help. I'm sorry, I'm doing the best. Ben, fai schifo, non hai. She's frantic and things got kind of crazy. I told Clementine to stay put. Quindi ha perso d'occhio Clementine. Dov'è? Devi dirci dov'è, te l'avevamo affidata. I think she went out to play in the backyard. Oh, cazzo. With no one watching her? Ci ha detto. Will you get off my back? Vaffanculo. She better be or it's your ass. Ti faccio ti disfiamo, Ben, se gli è successo qualcosa, se le è successo qualcosa. Scusate. Clementine? Clementine! Non c'è! Oh no! Hanno rapita! Oh cazzo! Clementine!
Clementine. Minchia, questo gioco diventa sempre più... Dov'è? Clementine. Oh no, non c'è. Oh oh. Non è nemmeno nei cespugli. Cazzo, perché devono sempre succedere le cose brutte? Qua dentro non ci sarà di sicuro. Qui. Dobbiamo aprirla, sarà qua dentro Clementine. Clementine, brutta monella che ti sei nascosta. Se esce fuori uno zombie mi incazzo, Ah, sei qui, fai schifo, fai. Clementine, perché non hai risposto? Cosa ci facevi lì dentro? Exploring? Stavi esplorando? Oh mio Dio, ci vuole una sculacciata, Oh mio Dio. Cosa ha trovato? Una macchina, minimo. Fai vedere? Una barca! Hai visto? Wow! Perfetto, avete visto, ragazzi? Wow! 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 Wow. Sì, è una figata! Lì, Kenny! Kenny, guarda, hai visto una barca! Sei ubriaco come una merda, però sei contento adesso, Basta! Ha perso pure la bottiglia. Hai visto? Una bar, sei contento, Quando meno te l'aspetti. Contempliamo la barca tutti assieme. Che figata. Che cosa c'è qua dentro? Chi è che interrompe questo momento di felicità? Chi è? Ah, quello è il dottor Omid, è morto, minimo. No, non è morto. Vabbè. Comunque abbiamo trovato la barca. Quindi... Yeah. Omid's doing okay? Come sta Omid? As well as can be expected under the circumstances. Ok, più o meno, dai. I did what I could for him. Cleaned out the wound. But he's got a real infection. C'ha un'infezione, giusto? Beh, per forza. Without antibiotics, ci vogliono gli antibiotici, giustamente. You're making everyone nervous. Why are you even still here? Hey, if your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. Ah, bastarda, questa stronza vuole essere portata presso perché ci ha salvato. Ma non ci hai salvato molto, Beh? You want the good news? Buona notizia o cattiva notizia? La buona notizia. Good news is the boat's seaworthy enough. Ok, la barca galleggia. Mostly? That's the bad news. Gas tank's empty. Ovviamente non c'è benzina e la batteria è morta. Quindi serve un'altra batteria e la benzina. Sounds like Crawford is the one place that has everything. Dobbiamo prendere la roba a Crawford, sarà rischioso, ma now hold on a minute. Surely we have to try. If there are people left in this city who are still alive. Oh, Krista è d'accordo con noi. What harm can it do to ask? Trust me. You don't know these people. Ok, il vecchio ci dice che non conviene chiedergli. Might as well put a noose around his neck. Ok. They don't exactly welcome children with open arms either. Ok, ma se ci andiamo solo noi due, che siamo adulti, non siamo bambini e siamo in buona salute, non ci dovrebbero fare niente, no? Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. Ok, ok, ho detto che gli prendiamo le cose di forza. Entriamo e li attacchiamo. Ok, è l'idea più stupida del mondo. Grazie, vaffanculo. Ok, scusate. Ok, ok, allora potremmo travestirci da cerviatti e andarci con molta carinerezza. No, noi siamo carini e quindi abbiamo una mappa, sì, abbiamo una mappa. Cosa ci vuoi fare? Ti vuoi pulire il culo? Non si può, Ok, allora lui suggerisce che potremmo andarci silenziosamente, no? Tipo Assassin's Creed. E rubargli la roba. Ok, questo è meglio. That's ok.
Ok. Gli possiamo rubare la roba se facciamo. Se facciamo così. Ok, a quanto pare hanno tante medicine, quindi lui vorrebbe la roba medica. Noi ci prendiamo la roba della barca e siamo a posto. Ok, tutti d'accordo? Man, I don't know. Ben rompe il cazzo. Kenny ha ragione, dobbiamo utilizzare ogni possibilità che abbiamo. Just gotta push a little bit farther. Sì. Are you in or out? Sei con noi o no? Ben, hai rotto il cazzo, sei brutto come la fame. Ok. Lui tornerà prima di mezzanotte. That's how I'm still alive. È un bravo vecchio. Lei gli ha chiesto: stai attento, e lui è per questo che sono ancora vivo. Ma figo, bello. Ne sa. Clementine, stavi ascoltando. Sei sempre ascoltando. Tu. Crawford, sì, sarà pericoloso. Se ti trovano, ti mangiano, cazzo. Non lo so se sarà pericoloso. Speriamo di no. Non vuoi che altri muoiano? Ci si specie, proveremo. Nessuno morirà, te lo prometto. Non ci hai creduto. Lo so. Vabbè, sei troppo grande per essere una bambina, però, devi credere a quello che ti dico io. Sorry. I guess I should go get ready. Say what now? Ci vuoi venire anche tu? And you said I'm a big help, remember? Oh cazzo, vuole venire anche lei. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Come? Non credo che i tuoi genitori siano lì dentro. È pericoloso per i bambini. Sì, sono matti. Always stay close to you. Lo so che devi stare con me, ma è pericoloso. Oh, porca puttana. Can't I come with you? Oh, non so se farla venire con me, ma poi posso decidere io? Yes, you can come. Sì, Clementine deve venire con noi, visto che è brutto lasciarla da sola. Ok. Brava, preparati. Mettiti le scarpe con le punte, così puoi prendere a calci nel culo i bastardi. Non so. Ok, è già notte, quindi stiamo per partire, così, tutto subito. Che bel cielo stellato, cazzo. Qua c'è la barca, Kenny è molto contento, però ci serve il carburante e la batteria, quindi stiamo andando in missione suicida. Check out what I found in the garage. La tizia lì col vestito rosso, Molly, mi ricorda, non so, tipo Gollum, sembra Gollum, perché è sempre lì, il mio tesoro, va in giro a cercare, il mio tesoro. So? Cosa stai dicendo tu? Ok, la barca ospita 5 persone. E noi siamo di più, ovviamente. Quindi siamo in troppi e dobbiamo lasciare uno a terra. No, non è possibile. Cazzo. Salve. Who the hell is this? Chi è questa cicciona? Come ci può aiutare? Non è vero. È grassa. Ok, vabbè. Più siamo, meglio è. Chi se ne frega. Ok, quindi lei conosce il posto, a quanto pare. Va bene, andiamo. Tu mettiti il tuo cappuccio da Gollum, tanto per cambiare. Clementine, con coraggio, con coraggio. Hold up just a sec. Che c'è? Sei pronto? Hold coraggio. On. You're not taking her. E invece sì, la stiamo portando qui. Kind of place Crawford is. If you take her in there, non è in discussione questo. Decision's made. La portiamo con noi e vaffanculo. She's coming. Deal with it. Sta venendo con noi. Non rompete i coglioni, andiamo. Ah, Ben ci ha dato un'accetta, grazie.
Grazie Ben, sei un buon... sei un po' fifone, eh. Sei molto fifone, molto fifone. Però qualche volta fai anche qualcosa di buono per noi, quindi sei bravo. Quindi dovremmo, siamo passati per le fogne. E siamo riusciti ad arrivare, in teoria, sotto il posto dove tengono le provviste, le cose. E dobbiamo essere veloci e riuscire in questo intento. Speriamo se muore qualcuno mi incazzo, tu devi stare vicino a noi più, due volte più degli altri. Ok, siamo arrivati, direi, al tombino mistico della paura astrale. Però, ragazzi, visto che ormai ho protratto questo episodio abbastanza lungo, io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Se la giornata di oggi dovesse essere finita mentre guardavate questo video, riguardatelo domani, così potrò augurarvi di nuovo una buona giornata. Lion out!